siamo a Milano per presentare la prima collezione primavera-estate Ducals Woman. Questa, diciamo, è un po' il nostro esordio per l'introduzione di questo prodotto estivo che rappresenti l'azienda in modo abbastanza chiaro, di facile lettura. I prodotti sono tutti caratterizzati da quello che l'azienda da sempre ha: una grande manualità, una grande esperienza nella lavorazione del cuoio, nella lavorazione dei pellami, perché è la tradizione che da 45 anni ormai distingue un po' il nostro brand. I prodotti che abbiamo qui in esposizione, la maggior parte sono tutti prodotti lavorati esclusivamente a mano, super semplici, molto minimal, con dei dettagli che comunque lasciano risaltare quelle che sono delle linee comunque femminili, ma che non vogliono diventare troppo leziose, devono comunque mantenere quel pizzico di mascolinità. Comunque è questa la forza, credo, di questa collezione: mantenere questo equilibrio tra una cosa da donna comunque femminile, ma con quel pizzico di mascolinità che solo un'azienda di calzature da uomo può confluire a questo prodotto. L'azienda nasce appunto nel 1973, compierà 45 anni nel 2018. È un'azienda ormai storica, perché devo dire nel nostro piccolo distretto di Montegranaro, nelle Marche, distretto storicissimo per prodotti di qualità, soprattutto nella calzatura uomo, è da sempre stata lì e da sempre operato con lo stesso marchio. È un'azienda che sta crescendo, sta diventando una bella testimonianza del Made in Italy nel mondo, ma anche nel territorio, perché comunque è un'azienda che ha sempre tenuto anche a una distribuzione italiana, anche al mercato italiano, cosa che purtroppo in molti hanno dimenticato, quando invece creiamo che sia un mercato splendido, un mercato un po' trampolino, di lancio. L'azienda è ormai in seconda generazione, diciamo è un po' anche molto particolare, contestualizzata nelle colline marchigiane, quindi dal piccolo artigiano che cresce, si sviluppa e rimane comunque autentico e fedele alle proprie origini. Vorremmo arrivare a essere una bella testimonianza dell'italianità nel mondo, perché ce n'è bisogno, perché vediamo che comunque iniziano ad essere poche le aziende italiane che riescono ad essere vere testimonial specifiche in determinate categorie merceologiche, anche perché i compratori da tutto il mondo che stanno arrivando vogliono riscoprire un po' queste piccole boutique specifiche, in questo caso della calzatura. Sono un po' stanchi di questo total look completo e vogliono riscoprire quello che è un po' l'artigianato, la caratteristica che ha sempre un po' contraddistinto le aziende italiane. E vorremmo in questo caso crescere e sviluppare ulteriormente nel mondo, perché comunque l'Italia è già per noi un mercato consolidato, aprire sempre di più le porte al mercato estero e riuscire ad avere ottimi successi. La ciabatta, che appunto un po' è la capostipite di questa collezione, quella che rappresenta un po' l'immagine, il focus di questa collezione, è una ciabatta essenzialissima, tutta doppiata, taglionetto, lissata, bordata e ritinta a mano, tutta completamente giocata un po' su queste nappe ultramorbide, ma che comunque nell'essere poi doppiate acquisiscono questa mano rotonda bellissima, quindi un guanto da mettere al piede, ma rigorosamente montato su un fondo doppio cuoio, ma con questo cuoio colorato, sempre messo tono su tono con quelli che sono i colori della tomaia, per rendere questa ciabatta un po' un piccolo gioco di colore estivo, ma che richiama con piccoli dettagli laterali, sul laterale del fondo e sotto, i cuoi naturali che sempre rappresentano un po' la peculiarità dell'azienda. La Queen è un'altra novità che abbiamo lanciato questa primavera estate, ecco anche lì queste forme che si spostano un po' più nel geometrico, quindi forme un po' più squadrate, vediamo un po' via dal tondeggiante. Volevamo entrare appunto con una
una novità ripresa un po' dal passato, perché queste sono forme che abbiamo ripresentato anche nella nostra primavera estate. Questi volumi sono volumi che appartengono a un passato abbastanza lontano di questa azienda, quando ancora questi volumi erano molto importanti, erano molto utilizzati anche nell'universo maschile. La collezione maschile, diciamo, è ovvio, è il core business dell'azienda, è quello che da 45 anni comunque ci accompagna, è quello che oggi rappresenta di più l'azienda. Sta crescendo moltissimo, è un prodotto eccellente, un prodotto di altissima manifattura, ma anche di grande ricerca, di grande design, sia in costruzioni, diciamo, storiche e comunque rivisitate, sia in costruzioni anche più moderne, in chiave moderna, con colori e materiali e lavorazioni molto più attuali, perché l'azienda ha una storicità, è legata anche come prodotto un po' alla storicità, ma ha la caratteristica di seguire molto quelli che sono i tempi, le tendenze.